e per Nicholas Montini, con al suo fianco Romano Belfiore. Nicholas, no, ho avuto un attimo di perplessità perché è arrivato qui e ha salutato dicendo bene. Bravo! Bravo! C'è un gruppetto di sposi. Allora, Nicholas, se vuoi venire un attimo con Romano, qui, secondo successo. Abbiamo anche il sindaco di una località meravigliosa che è Caruso. Buonasera, no, ma io che sono a stereo pensando alla luce, alla televisione, va bene. Senti, tu avevi, c'era un equipaggio che ti aveva minacciato di dire mi starò davanti, farò famiglia, poi però hai vinto tu. Puoi dire chi è questo equipaggio? La voce! Voce! Vedrai a Torino, vedrai a Torino, adesso è lì, senza pubblicità perché sta facendo il video. Bravo, bravo! Facciamo venire qua un attimo, facciamo venire qua un attimo. Vai, vai, vai! Allora, questo signore, tu lo conosci? O stai prendendo il video? Qui sono prendi le distanze. Roberto, allora, questo è un bellissimo abbraccio perché io ci scherzo, ma credo che non ci sia niente di più bello di un padre che vede il figlio vincere. Ah, non sapevo che anche Romano. Arriva. Ah, sì, non arrivo da solo, abbiamo. Allora. Io mi tolgo perché non c'entro niente assolutamente. Allora, guarda, Nicholas Romano con il sindaco di Quincinetto, il sindaco di Quincinetto in mezzo. Ok, scrivamoci un attimo, Sofì, delle bamboline. Scusate un attimo le copre, facciamo la foto. Facciamo la foto tutti assieme. Togliere il cappello, non respirare. Allora, foto ufficiale di quello che è tutto il mondo del Memorial Conrero 2015 al massimo livello. Nicholas Montini, Romano Belfiore, quello che dovrebbe vincere Roberto Montini. Allora.
le lacrime alcoliche. Va bene, dicevo, Anna e Jasmine ti consegnano la coppa per il successo della Valvoline Power Stage. Io vorrei Guido Piozzi però qui con me, che Guido l'ho visto qua. Guido Piozzi, un applauso a Nicholas Montini e a Romano Belfiore.